Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 23esima puntata della serie scandinava su Farming Simulator 2015. Adesso sono cambiato un bel po' di cose perché ho fatto molto lavoro a telecamere spente e ho trebbiato tutti i campi, come vedete i soldi sono un po' saliti perché ho scaricato un po' di orzo e un po' di colza che erano quelli che avevo di più, un carro e un carro, dove ci pagavano di più, e vedete che siamo molto alti nei silos, però abbiamo disperatamente bisogno di soldi. Cioè, oddio, se io vendessi tutta questa roba probabilmente diventerei anche miliardario, però ci servono soldi e senza, diciamo, svuotare i silos, perché mi dispiace. Allora ho deciso di fare un investimento e nell'equipaggiamento per la sede di coltura ci compriamo il Timber Run. Ok, potremmo farci pato, ma ci vuole di più, quindi è più lento. È un po' un casino, cioè, non è un casino, però così secondo me si va meglio. Ricompriamo la motosega, ogni volta io la vendo. Ci prendiamo il T8, adesso io faccio così per far presto, come sapete. Prendo il T8 perché è il trattore più potente che abbiamo, e mi sembra che per portare della legna nei boschi direi che ne abbiamo abbastanza bisogno per il trattore potente. Ho fatto ragazzi un sacco di balli, vi faccio vedere. Qua guardate ragazzi quante balle siamo arrivati, sarebbero allora 3 per 1 2 3 4 5 per 4 20 20, 21, 22 per 3, fate il conto, no, 22, 44, 66 balle abbiamo qua ragazzi. No, è impossibile. Ah, per 6, quindi 22 per 6, aspettate che lo faccio, non per 3, allora 22 per 6, 132 balle. Non trovo neanche davvero. Sì. Ci ho messo un sacco, le ho fatte tutte a mano e ho tentato di comprarmi la cosina dell'autostart. Ho fatto un sacco di roba in camera. Vabbè, prendiamoci qui il nostro T8, ce lo portiamo a una foresta abbastanza vicina che direi che potrebbe essere. Chi lo sa. Io andrei. Aspetta, almeno con un po' più di contrasto. Qua, una bella foresta. Dove facciamo anche cippato. Sì, andiamo qua. Ok. Scusa, io vorrei anche il carro, grazie. Grazie mille, sai che bello. Non posso caricarlo nel suo gol di. Non vi sto a spiegare tutto quello che ho fatto off camera perché sennò verrebbe una puntata noiosa e comunque potete anche un po' intuirlo, anche perché l'ho fatto in diverse settimane, perché da un po' che non vi posso registrare e quindi ho fatto diverse cose. Adesso noi il trattore ce lo portiamo qua in teoria di piazza, perfetto, e tagliamo la legna. Sono un disastro. Sì, lo so, sono un disastro. E adesso non mi fa un po'. Ora dobbiamo andare. Ci mettiamo qui, tagliamo questi alberi, farò, penso io, un carico pieno, ma lo faccio per conto mio, penso. E poi ci vediamo, vabbè, al treno, magari al primo. Ma allora ho visto. Il primo lo facciamo assieme, magari, vabbè. Io sto prendendo un sacco di tempo, ci rivediamo quando ho portato giù anche il T6 con la pinza e tutto.
ecco, mi è arrivato. Adesso mettiamo giù questo, mettiamo la velocità pari a 0, togliamo gli alberi che non ci servono e tagliamo il primo albero. Ok, è bello piccolo, quindi penso che non ci servirà neanche tagliarlo a metà. Un 26 perché comunque mi trovo meglio. Pensavo che si andasse bene anche con il, cioè che si andasse meglio rispetto al T6 con il G6, ma alla fine non è vero, cioè mi sono ricreduto, perché comunque questo, soprattutto nel prenderli, e anche perché quello là è leggero, pesa poco, comunque è un casino. Adesso noi sì, li faremo uscire a niente, a me interessa caricare tanto più che caricare bene, perché ci servono soldi come vi ho detto. E niente, adesso penso spingerlo comunque sia sempre un casino. Ok, perfetto, è arrivato in fondo. Penso che mi toglierò un paio di alberi qua, ti sposterò questa zona qua, magari prima li tiro giù, poi li carico. Vabbè, ci vediamo dopo. Bene ragazzi, quasi completato, penso che sia l'ultimo. Sì, perché poi rischiamo di perderli se ne carichiamo ancora. Quindi la finiamo qua per adesso. Andiamo a scaricarci questi per il momento, che sono tanti, pochi non lo sono di sicuro. Sono anche belli lunghi, secondo me ho fatto bene a portare tutti 8. Guardate come sono lunghi ragazzi, dobbiamo stare attenti. Allora mettiamoci magari il coso a 30, allora per non andare così forti poi per la strada soprattutto. Sì, sono lunghi ragazzi, non sono stato troppo, sto a fare un puntale con l'albero, non sono stato lì troppo a tagliarli per fare prima, per far presto, ma forse la prossima volta li taglio, cioè sono lunghissimi. Adesso li andremo a vendere al treno perché al lago ci danno troppo poco. Hai tentato, allora siamo anche dietro ai traffic, al traffico, ai quinto, ok. E qua si può anche un pochino più accelerare. Speriamo. Ecco, in teoria questa gira. Appunto, questa deve essere una. No, comunque tanto, anzi. Do una salvata che se tipo mi ribalto ho paura di ribaltarmi, quindi salvo, non si sa mai perché il cane poi ci vorrebbe una vita. Piano piano piano. Che rischi. Lo mettiamo a fondo 52. Nelle salite dobbiamo stare attenti. Ok. Pericoloso. Facciamo la strada lunga, come vedete. Siamo vicino praticamente alla strada lunga, perché fare quella corta, cioè via corta, sarebbe sì. Non lo faccio vedere così. Ok, noi eravamo qui. Oddio, non ci abbiamo più il mouse. Ma cosa sta succedendo? Eravamo qui, potevo fare questa strada qui, passare qui, passare qui. E arrivavo in un attimo, ma ho fatto questa strada. Forse è più veloce uguale. Però almeno è migliore, non la sento in discesa. Qua sì, siamo restati un pochino più dietro. Qua in teoria non so come passare dove vogliamo, quindi passo di qua. Benissimo. Aiuto. Mamma ragazzi. Con questi poi, i soldi che andiamo a guadagnare, che spero siano sui 150.000 euro, anche 200, voglio comprarmi camion
e il rimorchio per il camion, prima di tutto. E poi il 190, il Same, perché ci ho ripensato, sia quello che voglio comprare, perché in effetti, vi dico ragazzi, il T8 è potente, quindi non l'ho messo, prima ero occupato a fare seminatura, avevo messo il JCB, insomma, superare. Ho arato i due campi, e poi faccio vedere il 24 e 29 con il Parma. E lì c'era il Deus, e quindi avevo tutti i trattori fuori e dovevo dare il concime. E voi non mi crederete, beh, il T6 era dalle mucche, voi non ci crederete, ma ho usato lo span di concime col T8, dato che qua me ne abbiamo poco e vorrei tenermelo un po' di scorta. Sono sempre quelli, sembrano meno. Comunque dai, siamo arrivati, devo riguardare il video, poi non so neanche che punto dell'episodio siamo, oddio, non so, ancora non è tantissimo, sono attenti, si portano tutti, si alza, li perdiamo ovviamente. Oddio ragazzi, oddio, paura. Madonna ragazzi, abbiamo fatto un due ruote per 50 metri. Ora voglio vedermi a fare retromarcia qui, qualcosa, un casino. Devo fare uno e l'altro. Allora, andiamo avanti un po'. Devi prendere così. Allora, in teoria devo girare di qua. Così. Dai, un pelino. Ok, andiamo indietro. Ce l'ha anche il coso? No, ce l'ho quello là. Sì, questo qui è un modo per vendere il treno abbastanza velocemente, diciamo. Questo qua però è un po' più bellino. Bisogna che chiacchi la mina dentro. Così proprio. Cercando di andare dritti per farli andare indietro. Ok, dai. 2. Questo è un piccolo trick. Che in teoria non so neanche se sarebbe valido. Io lo faccio. Lo faccio da quando è uscito Farming, quindi io non lo considero manco più un trick, sono abituato ormai. Dai, ultimo. Sì, per uno potremmo anche venderlo nel lago, perché ci cambia la vita, però. Sì. Non guardare che disastro che sto facendo. Favore, perché sono sicuro. Vai, è sceso. Ora vediamo appena tocca lì. Perfetto, venduti. Abbiamo fatto. Dovrebbe essere in alto. In caso da raccolto. Non me lo dice. Eravamo a 250 però. Solo 9.000 euro. Vuoi dire? Voglio non dare che mi portasse di arcare. No, mi sono incastrato, dai. Comunque ragazzi, ho scoperto una cosa, che la teletransportation mod lì, la teleportation, la roba lì, funziona solo con i veicoli attaccati direttamente al mezzo, perché praticamente se noi abbiamo per esempio il carro dietro. Oh, 109.000 euro, bello. Allora adesso andiamo subito a fare il cambio, che è attaccato
il carro attaccato al dolly che è attaccato al trattore non va bene. Per teletrasportare deve essere tutto attaccato al trattore. So che alcuni sento dire che hanno un limite massimo, altri dicono che non so, però soprattutto che hanno un limite massimo, non è vero. Puoi teletrasportarti al massimo una, due, tre cose essenzialmente, perché una sul caricatore davanti, una sul caricatore dietro, sul sollevatore, scusate, e il caricatore frontale ce l'ha, il resto no. Quindi è un po' una pecca, perché non lo rileva. Intanto noi, vi faccio vedere poi dopo, abbiamo tutti i campi così lasciati lì da seminare, perché non avevo voglia, ve lo dico. Essenzialmente proprio non avevo voglia di stare lì a seminare, perché ho già fatto un ciclo intero, cioè trebbiatura, ho trebbiato, ho erpicato, ho ritrebbiato, ho ricoltivato i campi, sì, qua ancora da prima ho fatto tutto oggi che avevo tempo, quando ho portato le balle col T6. Allora adesso andiamo subito nel bosco con il man, ma questo è il T8 qua, che occhio e croce secondo me sarebbe anche meglio, però non man. Non è che ce l'abbiamo, però il dolly per il momento se lo portiamo in faro, facciamo comunque per presto. Non so manco dove mettere, ma lo metterò qua. Perfetto. Il T8 ce lo riponiamo al suo posto e ecco, guarda, disastri. Basta. Sì, ho lavato un po' i mezzi, tranne il Deus, che l'ho messo a arare qua, vedete i campi arati. Già che avevamo arato, li ho arati. Allora, compriamo camion, man, ce lo compriamo nero, che è bello, e ci compriamo anche il suo cassone, ma non abbiamo soldi. Okay. Perfetto. Guarda qua, ce lo metto, dobbiamo mettere qua il paretto dietro, eh? Questo qui ha anche una maggior velocità, perfetto, mettiamo qui, bello, possiamo spegnere, e adesso penso che mi ricaricherò un altro, poi guardo un po' come è il punto del video e dopo. Cos'è questa roba? Ok, un bug grafico per qualcuno. E qua mi è stata una cosa che non so come sia potuta cadere. A dire il vero. Perché? Cioè, quante probabilità abbiamo che succeda una cosa del genere? No, scusate, ma perché mi interessa sapere. Cioè, non ho parole, ragazzi. Comunque, direi che chiudiamo qua il video perché non ho più tempo né per la registrazione né per me. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio, non so cosa faremo, devo pensare un po'. E da bene tutto, ciao a tutti!